Di fronte alle migliaia di palette presenti sul mercato, ecco 10 ragioni per scegliere le palette Phoenix per la tua squadra o per uso personale. Primo motivo, le palette Fulcrum hanno 5 diverse taglie disponibili differenziate per colore. Questo rende le cose facili anche all'allenatore quando deve distribuire gli attrezzi. Secondo motivo, le palette Fulcrum sono uguali per destra e sinistra. Anche questo fa risparmiare tempo all'allenatore e all'atleta che si trova a dover cambiare equipaggiamento nel mezzo di due diverse serie. Terzo motivo, la tabella delle taglie aiuta ad eliminare i dubbi su quali siano le palette adatte all'atleta. Le palette piccole rosse sono per atleti sotto i 60 kg di peso. Le palette gialle sono per gli atleti dai 60 ai 70 kg di peso. Le palette bianche sono per gli atleti tra i 70 e gli 80 kg di peso. Le palette nere sono per gli atleti sopra i 70 kg di peso. Le palette azzurre sono per gli atleti dagli 80 kg di peso in su. Quarto motivo, le palette Fulcrum hanno la stessa forma, indipendentemente dalla taglia. Questo è importante perché per ottenere il massimo beneficio da un allenamento sulla forza è bene usare due o meglio ancora tre misure di palette. Ecco perché le palette ti rallentano ma richiedono ai muscoli un maggiore uso della forza e più larga è la paletta e più alta è la resistenza che oppone e quindi la forza che l'atleta deve esercitare. Questo è il principio per cui le palette allenano forza e potenza. Ma tutto ciò a discapito dei movimenti veloci. La necessità diventa trasferire questa potenza su movimenti veloci. Usare due o tre taglie di palette diverse serve proprio a questo. Fai la maggior parte della sessione di allenamento sulla forza con palette grandi per sviluppare forza e potenza. Ma almeno due volte alla settimana o verso la fine di ogni sessione di allenamento con le palette, passa alle palette più piccole per abituarti a movimenti più veloci. Mentre ti avvicini alla gara, aumenta la percentuale del tempo in cui nuoti con le palette più piccole. Quinto motivo, le palette Fulcrum non sovraccaricano le spalle. La sagomatura in corrispondenza del polso sposta il punto di applicazione della forza all'articolazione del polso, il che riduce lo stress all'avambraccio e alle spalle. Sesto motivo, la sagomatura in corrispondenza del polso ti permette anche di nuotare con un ciclo di bracciata ad un ritmo più elevato della maggiore parte delle altre palette. Settimo motivo, la forma delle palette Fulcrum fa in modo che la mano entri in acqua con un'angolatura più inclinata. Questo incoraggia una buona entrata della mano in acqua e un gomito ben alto all'inizio della fase di trazione. Ottavo motivo, la forma piatta e larga delle palette spinge chi le utilizza a posizionare la mano in modo naturale. Quello che è importante è non aggrapparsi ai lati delle palette, così. Per l'uso efficace di qualsiasi paletta, le dita e la mano devono stare in una posizione naturale e rilassata. Nono motivo, i fori nelle palette ti danno la possibilità di regolare l'elastico nella posizione migliore. Ad esempio, quando l'elastico della paletta è inserito nei fori più vicini al margine superiore, la paletta farà meno pressione sulla punta delle dita e più sulla muscolatura dell'avambraccio. Puoi decidere di usare l'elastico all'altezza del polso per una maggiore stabilità della paletta. Se decidi di non utilizzarlo, dovrai essere molto preciso nel tenere l'entrata in acqua della mano così come l'uscita della stessa alla fine della spinta, allenando così anche la corretta esecuzione tecnica della bracciata. Puoi anche utilizzare le palette Fulcrum senza alcun elastico. È un ottimo esercizio per allenare forza e tecnica della bracciata rana. Infine, decimo motivo, un ottimo modo di migliorare la tua sensibilità all'acqua è quello di usare le palette da dita Phoenix. Queste piccole palette sono disponibili sia nella versione adulto che bambino e si indossano proprio sopra le dita. Le palette da dita Phoenix, creando resistenza, allenano la forza dell'avambraccio, il che migliora la fase di presa in ogni stile. Esse sensibilizzano anche la risposta delle terminazioni nervose delle dita e della muscolatura della mano. Queste terminazioni sono quelle che inviano informazioni al sistema nervoso. Più alleni alla sensibilità a queste terminazioni nervose, maggiore sarà la tua risposta sensoriale all'acqua e più efficiente il movimento della tua mano.
Sviluppando la sensibilità delle mani, avrai come conseguenza una posizione più alta del gomito nello stile libero. Capirai meglio il punto in cui andare a prendere l'acqua rana e impiegherai in modo più efficace la forza in tutti e quattro gli stili.